Aspetta, è ora, ora dallo studio 3. Però dallo specchio già uno ci siamo sgamati. Lo specchio è truffaldino. Lo specchio. Perché abbiamo finalmente. Perché parliamo di rally. No, basta. È arrivato, è venuto il nostro amico. Abbiamo fatto. Sindaco. Oh, benissimo. Nel frattempo, Alberto, Angelo. Però finalmente, tanto uno con una lista che non è nascere per il futuro, crescere per il futuro. Meloni. Non ho voglia di starsi a... Semplice, perfetto, si parla sei di il numero uno. È frutta, anguria all'assessore. Ma alla frutta non ci siamo arrivati però, si parla di frutta, ma alla frutta siamo arrivati. Si va. Siamo al bello. Allora perché? Che lui è stato uno dei primi che è venuto all'edicola urbana in tempi non sospetti, in cui comunque si raccontava di una voglia, di un impegno a comunque scendere in campo, a impegnarsi di Berlusconiana memoria, a impegnarsi comunque per il paese con un'idea che avevi già buttato lì e che sembrava una rincorsa verso verso comunque una possibile candidatura ben voluta, sembrava da tutti. Poi in questa rincorsa secondo me qualche colpettino di qua gli è andato, ma lui siccome Ticcio è rimasto lì a corsa e dice io intanto salto. È arrivato la lista. E siamo come sono andate queste cose? Ah, diciamo che sì, vista la stazza sono dovuto partire con largo anticipo perché altrimenti non riuscivo ad arrivare. Per fortuna le spalle sono abbastanza grosse, per cui abbiamo resistito anche ai colpettini dati da un lato e dall'altro. E siamo arrivati alla candidatura mia, alla candidatura del nostro gruppo. Ci si presenta alle prossime amministrative con un progetto importante per Portoferraio, soprattutto nuovo per Portoferraio, fatto di persone diciamo relativamente nuove per la politica, una lista di età media 41 anni, quindi diciamo giovane per la politica, con dei progetti importanti. Come ci siamo arrivati? Ci siamo arrivati con un lavoro di tanti mesi, con una volontà di trovare un accordo che unisse l'area moderata della politica portoferraiese, ma che non è riuscito l'accordo. Noi, tanto per dire una cosa, presto anche già. Io ero partito molto anticipo e ci credevo in un progetto civico, in un progetto moderato, in un progetto nuovo. Nel percorso si sono trovati degli ostacoli, abbiamo dovuto diverse volte cambiare, però per farvi capire quanto ci ho creduto fino alla fine alla possibilità di trovare un accordo, noi abbiamo presentato la lista, abbiamo presentato il programma elettorale in comune alle 11.35 circa dell'ultimo giorno utile. Questo dato, per chi non conosce le dinamiche elettorali, vuol dire nulla. Per chi conosce le dinamiche elettorali vuol dire che se avevi sbagliato una virgola in tutta la documentazione, che è complessa, per la presentazione della lista, non presentavi la lista. Quindi noi siamo riusciti, siamo bravi, questo lo diciamo perché non è che siamo andati a caso, l'abbiamo presentata all'ultimo convinti che avevamo fatto tutto bene, però perché cercavamo fino all'ultimo minuto di trovare una sintesi, un accordo con gli altri, un accordo che non è stato voluto. Ma diciamo con la lista, particolarmente con la lista di Turzi, e ha partecipato a diversi incontri anche il candidato Lanera. Un accordo non si è trovato perché comunque alla base dell'accordo ci doveva essere il fatto che io non fossi assolutamente il candidato, chiunque altro avrebbe potuto fare ma non io, chiunque altro individuato dagli altri, non da me, e che alcuni dei componenti della mia lista fossero totalmente esclusi, invece altri della loro lista fossero inclusi, sia prima che dopo, quindi nella lista elettorale e nella successiva giunta che poi potrebbe vedere. E quindi ti hai risposto e sti cazzi che ci stavi, quando si frase per tanti mesi su se un permetti, progetto dici, non punto i piedi, se mi spieghi il motivo per cui quel progetto che io ho scritto, ho ideato, l'ho portato avanti, non lo devo portare avanti. Se uno me lo spiega il motivo, io ero disponibilissimo a fare 10 passi.
Ma se invece si deve ridurre a parlare più che di progetto di poltrone e ci si sposta o a destra o a sinistra a seconda della convenienza, allora no, non ci sto. E vado avanti per conto mio con una squadra che credo possa veramente far del bene a Portoferraio. La squadra, insomma, comunque c'è gente d'esperienza, gente giovane, quindi insomma. Abbiamo usato una buona bilancia, no? Qualcuno mi accusa, dice sì, ma ci sono i vecchi. Certo, ci sono i vecchi che hanno, vecchi tra virgolette, che hanno l'esperienza, che già hanno vissuto all'interno di un'amministrazione e sanno come muoversi, e ci sono i giovani. L'altra parte dell'accusa è, ah, ma è una lista di inesperti. Eh no, è una lista comunque ben bilanciata. Comunque fai, sbagli. Si sbaglia sempre, no, questo è ormai un dato assodato, però, ripeto, è ben bilanciata. Cioè, da una parte l'esperienza, da una parte invece la voglia di chi non ha mai fatto politica e ha voglia di mettersi a disposizione del paese e che ha le competenze anche per muoversi poi all'interno di una macchina amministrativa e soprattutto ha tanta voglia di fare e tante idee. Questa è la forza di questa lista. È una lista nuova con l'appoggio di alcuni partiti, Forza Italia e Lega in primis, ma non ideologicamente strutturata come un partito, quindi libera da ogni impegno, libera da ogni diktat che possa arrivare. Noi crediamo di poter portare un buon risultato soprattutto per la città di Portoferraio, che ne ha bisogno. Anche perché c'è da levare questi 15 anni di questo nome brutto e banato, Mortoferraio cioè è un nome, è pesante, cioè io ho sempre detto chi si mette ora in lista c'hai un è una grossa responsabilità. Noi proprio lì il bello, perché l'esperienza, io che faccio parte della lista con soddisfazione, è una mia esperienza ventennale che ho girato il mondo, voglio assolutamente appoggiare Simone perché per portare, levare questo brutto nome, effettivamente. Ma dobbiamo riportare nei grandi nomi, nei insomma, grandi te porti. Nel turismo un pochino, Lamberto. Insomma, un po' di turismo, un po' di mare, qualche cosa l'ho visto in giro per il mondo. Ecco perché siamo molto carichi tutti, ognuno. Noi siamo una lista molto semplice, ma siamo ognuno esperto nel proprio settore. C'è Angelo che è esperto sui finanziamenti. Angel! Sui finanziamenti europei. C'è il grande Fornino, che è il nostro tutto fare. Che spero di riuscire a portare quello che ho imparato andando in giro per il mondo, cercando di portare a Portoferraio, perché il Portoferraio se lo merita, perché i tuoi 15 anni, i 20 anni forse che Portoferraio è andato sempre più giù, ha portato proprio a una bruttezza, a una tristezza. Sì, invece noi vogliamo portare allegria. Poi voglio dire, col porto che ci avete anche voi, come noi, voglio dire. Poi c'è te di Barche, Lambertino. Dovete diventare, non è semplice, il comune tra i lanti. Ma sicuramente non è semplice. L'aspetto però principale è che il comune Portoferraio è trainante per tutta l'Elba. È il capoluogo. È il capoluogo, un terzo dei cittadini arrivano a Portoferraio. E se non facciamo ripartire di nascere Portoferraio, l'Elba tutta ne risente, quindi noi crediamo che Portoferraio debba veramente diventare il traino per tutta l'Elba e speriamo anche di portare via qualche turista agli altri comuni, quindi insomma o fargli venire nuovi. Cosa che mi ha meravigliato più di tutti, e devo dire con soddisfazione, ed è quello che mi ha fatto avvicinare a Simone, che ho trovato Simone anche molto preparato sull'amministrazione pubblica. Probabilmente negli ultimi anni si è preparato bene. Ha studiato. Ha fatto le scuole alte. Perché non siamo impreparati, anzi, siamo molto preparati su questo. Ma questa cosa ce l'ha avuta anche nell'infanzia, perché c'era molto anche da ragazzi. Ah, eravate. Noi siamo vecchi amici, ma da quando avevamo da sempre. Siete coetanei? No, però mi ha sposato. Chi è più vecchio? Sono più vecchio di lui. Però diciamo che ci siamo sempre dati una mano a vicenda, ci siamo sempre aiutati. E quando mi ha chiesto di questa nuova avventura di poterlo affiancare e dargli una mano, per me non c'è stato nessun dubbio. Sono partito proprio in quarta con tanto entusiasmo e tanta voglia. Poi Fornino comunque piace. Fornino piace perché è riuscito a interpretare il malcontento dei cittadini. Segatura? Non solo si piscetta Fornino! Non solo ad andare a tappare le buche,
che ritengo non debba essere fatto da un consigliere. Guarda, te lo posso dire una cosa, dai, sai, cioè, ti vogliamo anche noi. Sai che sono sincero, no, io sono sincero, guarda. Io ti ho sempre voluto bene per il discorso del di come sei per la vecchietta, dico io, nel senso, la vecchietta che c'ha un problema e Fornino lo risolve, no, per i problemi spiccioli. Quello delle buche, sinceramente, un pochino su coglioni, no, mi era rimasto anche a me. Perché secondo me dovresti batte le zampe su. Noi dobbiamo, l'abbiamo battute, ma lo, certo, so, lo so, però no, ma quando, cioè, l'edicola è bella per quello, io te le non te le mando la a dire. Che sono andata a prendere in ambulanza, si era rotta al ferro, mi ha detto sono cascato in quella buca, dice Fornino, hai tappato tante buche per Portoferraio, ha tappato tanti buchi. Ma sicuramente quando l'hai fatto c'avevi una ragione logica, capito? Per l'amor di io Dio. Vedemmi il bambino che cascava, la vecchietta che si rompeva. Però su quello sei il numero uno, perché voglio dire, era presente ovunque, dillo a Fornino, dicevamo dillo a Gio. Sì, dillo a Fornino, era meraviglioso. No, poi c'ha la faccia anche da bimbo bravo Fornino. Ma se è un bel ragazzo Fornino. Si sfonderà Fornino. Corrisponderà direttamente. Lui ha una squadra di volontari che è incredibile. Basta che li chiami, arrivano tutti. Ed è importante anche. Hanno sistemato tutti i giochi, giochini. No, ma per quello io, per l'amor di Dio. Ce ne fossero. Perché la squadra dei volontari. Un Fornino al comune. Ma il volontario non deve andare a sostituire poi l'operaio nella sistemazione di come dice Simone, il volontario deve, magari può fare da tramite per l'amministrazione comunale fra il cittadino che segnala, l'amministratore che deve ricevere poi la segnalazione, gli uffici che poi devono sistemare e mettere in sicurezza le aree che vengono segnalate. Già che siamo sinceri, Fornino, io questa cosa te lo giuro, me l'hanno imboccata dei portefraesi, mi hanno detto quando arriva digli questa cosa qui. Perché comunque sia piace, perché comunque sia è vero che piace Fornino, che piace, no, che piace, no. Per quello ci abbiamo messo la foto, dici? No, nel senso che la gente comunque ha apprezzato a bestia il lavoro che hai fatto in questi anni per... Ma io l'ho fatto volentieri, perché venendo dal volontariato, da gente che ha bisogno, e mi presto volentieri a queste cose, quindi trovando un cittadino, un paesano, un amico che ha un problema, ma anche oggi sono venuti a casa, continuano a venire a casa e non risolvere i problemi, ti sfava, sono delle cose talmente a volte semplici, però per la burocrazia molto complicate. Ma ho visto noi col ventilatore, che a volte ci rimango male, quindi come ha detto giusto Simone, io praticamente con il mio lavoro più quest'altro lavoro ho lavorato non doppio, triplo, ho fatto nottate, cioè, da sfinimi, ma l'ho fatto volentieri, però giustamente ha bisogno, dillo anche che non ci ha guadagnato nulla, no, con i miei, su quello non avevamo assolutamente pensato, no, quello lo sanno, che ma lei c'è un esempio, lui è stato uno di quelli che era in comune e ci ha rimesso patrimoni. No, posso anche dire che come tante volte veniva tagliata questa cosa e non si poteva dire per la pubblicità. No, Pippo, di quello che ti pare. Assolutamente io, sì. Per tutto questo ben che si è creato per Portoferraio, lo devo anche a tutti i commercianti, gestione... Anche gente che portava in ambulanza mi diceva, guarda, c'ho questi 50 euro, mettili a comprare la vernice per sistemare le panchine, perché mi gira le scatole di quelle panchine in quella maniera. Infatti il discorso, capito? Dei giochi dei bimbi è stato... Lello Auto è stato un grande, ma sempre sponsorizzato, la Ferramenta Barbadori, il Mancini prima che andasse in pensione, io non ho trovato porte chiuse da nessuno, dove sono andato mi hanno detto, te chiedi di quello che hai bisogno e noi ti si dà, per il bene del paese, quindi c'è, cioè, è vero che io ho dato, ma anche il paese intorno a me mi ha dato, c'è stato il tornaconto di tutto, perché se no anch'io non è che tutti i mesi mi potevo fugare in tasca lo stipendio che prendo, certo, materiale. Certo. Diciamo che chi viene dal mondo nostro, il mondo del volontariato in generale, è per la concretezza, no? Noi, come ci è capitato la volta scorsa, non per farvi pubblicità, ma dobbiamo trovare vie più brevi, legali ma più brevi. Ma quello purtroppo lo si è sempre detto che in Italia c'è questo discorso. Sono bestiali. Poi qui, guarda per questa lista, qui abbiamo tutte le rappresentanze dei volontariati. Noi copriamo Sacramento, Misericordia. Io sono stato l'ex presidente della Croce Verde. Delle pubbliche assistenze. Te che hai fatto? Non avevi il sangue, giuro, nulla. Ho provato a donare il sangue, ma mi hanno rifiutato perché c'ho le vene troppo piccole. A mille altre sfaccettature a Portoferraio, le associazioni di volontariato che lo fanno e magari
nessuno la conosce, anche ne sono tantissimi. Parlo di pubbliche assistenze. Ci dà qualche messaggio del programma, priorità, le priorità che ma guarda, la priorità, come vi ho detto anche la volta scorsa, non sono venuto, è quello di ridare una, diciamo, una dignità ai lavoratori del comune e cercare di riportare un po' di dipendenti, perché siamo al pari di un comune in dissesto finanziario, ma in realtà non siamo in dissesto, quindi dobbiamo rimettere in moto la macchina comunale, perché subito dopo dobbiamo rifare il piano strutturale, il regolamento urbanistico, che sono scaduti a ottobre scorso, vanno riscritti, e riscrivendo il piano strutturale si riscrive la città di Portoferraio. Cioè, se si parla del verde pubblico, se ne parla nel piano strutturale. Noi ieri abbiamo presentato un verde ambiente, e una delle basi è presentare un piano del verde. Cioè, Portoferraio è un obbrobrio di verde messo insieme, non curato, ma che non ha neanche un minestrone, cioè così buttato lì, non ha un senso logico. Allora, diamo un senso logico al verde, sia al verde pubblico che al verde però privato. Cioè, chi ha un pezzo di terra bisogna che lo tenga per bene, e se qualcuno ha dei giardini bisogna che le curi, non si può lasciare un paese all'abbandono. Certamente dobbiamo riscrivere, portare avanti il piano del porto, il famoso waterfront o porto cantieri, detto in maniera più spicciola. E il waterfront è un progetto in essere che va avanti. Il dottor Buzzoni ha presentato, così parlando, dei progetti nuovi con una riduzione notevole dei volumi, e sicuramente è un progetto che deve andare avanti, perché l'area portuale, non mi potete dire che non è in degrado, e l'area portuale inizia all'inizio della zona industriale, dopo la rotatoria della Conad, e da lì è tutto in abbandono. Anche perché ufficialmente voi siete il nostro biglietto da visita. Assolutamente. Cioè, noi siamo il biglietto da visita di questo. Cioè, su 100 che vengono all'Elba, 99 vengono a voi, uno va lì. Guardate, io ho letto in qualche programma qualcuno si propone di cambiare la pavimentazione. Cioè, i tontom stanno impazzendo. Guarda, su quello per esempio io ho preso un impegno con tutti. Con tontom, ti giuro che da qui davanti un su di più. Gli ho detto, guardate, prima di cambiare sola via, prendiamo un tecnico, prendiamo qualcuno che ha studiato la viabilità, ci dica dove creare parcheggi, ci dica come è veramente meglio una viabilità a Portoferraio, che poi non si capisce perché si parla solo del centro, ma c'è via Carducci, via Manganaro, via Lerba, c'è la zona industriale, c'è Carpani. Prima di cambiare una sola via, un tecnico ci dovrà dire qual è la soluzione migliore, e va discussa con i cittadini, perché, e lì vengo a Carpani, no? Carpani, tutti i politici negli anni si sono succeduti e hanno detto a Carpani va fatto il senso unico, ma non lo vuole nessuno a Carpani il senso unico. Ah, perché bisogna farlo? Non lo vuole nessuno, lasciamo al doppio senso, chiaramente bisogna che poi si rispettino i divieti di sosta e si rispettino i parcheggi. Comunque poi c'è il casino. Quello perché comunque sia è un segno anche di civiltà. Certo. No? Vanno creati i parcheggi rosa, che ce ne sono pochissimi, per le donne incinte o le donne con bambini, ce ne sono veramente pochissimi. Dobbiamo fare in modo che i parcheggi per i disabili siano rispettati, perché anche lì, e ci sono dei metodi di nuova generazione, tipo delle app, dei sistemi per la verifica del parcheggio, che sia libero e occupato oppure da chi ha il titolo per occupare. E sa che noi su disabili ci abbiamo questo, ma noi questa abbiamo, leggera, noi ci abbiamo un'attenzione particolare anche per, diciamo, fra virgolette, deformazione professionale. Io vengo da 30 anni di volontariato, 30 anni che abbiamo sempre fatto questo, cercato di aiutare il prossimo, quindi su questo difficilmente qualcuno riesce a darmi lezione. Ma mi viene da ridere quando però leggo nei programmi degli altri il rifacimento del marciapiede in Calata Italia. Bene, normalissimo, è obbrobioso, è brutto, quel nero. Ma perché fine chi ha governato non l'ha fatto? Cioè, chi ha fatto il vice sindaco fino a 4 mesi fa, oggi mi può proporre grandi novità, perché era lì dentro. Se non l'ha fatto, evidentemente, se non l'ha fatto e se non se ne è venuto via, evidentemente è perché
la situazione gli andava bene così. Ma lo stesso, Angelo Zini, che ha governato di fatto per 10 anni Portoferraio, ha fatto nei primi 5 anni di amministrazione per lì il vice sindaco, nei secondi 5 l'assessore al bilancio, oggi mi propone progetti molto simili ai miei, ma io non ho governato, quindi forse poi sbaglierò, ma nessuno mi ha messo alla prova. Lui ha già governato e evidentemente quei progetti o è stato fulminato in questo periodo oppure non li realizzerà. Che c'è questa cosa che noi siamo sempre, questo raggio gamma laser, abbiamo visto gente entrare in comune normale, essere eletta e poi essere folgorata e diventare incoglionita. Quindi noi ci auguriamo sempre che questa cosa non succeda a voi. Io ti dico che in questo, per esempio, parlando qualche volta con Adalberto Bertucci, ho detto, ma sarà il caso gli uffici degli amministratori falli da un'altra parte, perché non vorrei che fosse un male le radiazioni, perché ognuno ha le sue case, guardate, collaborati di lì, guarda, volevo fare un appunto visto che siamo sono la Stefano Forni, chi è? La donna Forni, la spesa. Volte stasera manca il pane Forni, un'altra cosa che mi ha dato sempre noia è il fatto di quando magari incontravi qualcuno per la strada e ti iniziavano a dire questo comune non c'hanno voglia di fare niente, sono dei vagabondi, non lavorano. Io questa cosa ho cercato di farla capire, cioè un comune dove aveva 100 dipendenti si ritrova a giorno d'oggi a essere con 60 dipendenti, 58 per l'esattezza, di cui 6 sono vigili. Quindi c'è, cioè, mancando anche vigili urbani, un battaglio non si fa, questa gente è sottoposta a stress continuo perché si trova immerso una persona in un ufficio con tonnellate di foglie di prati, cosa pretende che faccia? È inutile continuare a dire, cioè abbiamo 3 operai, un elettricista, un idraulico e un manutentore generico che si fanno un 7 tutti i giorni per poter che si fanno un culo così anche per il rally quello puoi dire, sì, anche per i rally, perché vigili, 2 vigili hanno dovuto fare tutto, da facchini, manovali, portare transenne, capito? Quindi insomma, cioè io le devo ringraziare a queste persone, io in 5 anni che sono stato, diciamo, io le devo ringraziare perché per me, sono sempre comportati seri e professionali, che per me non c'è barbalomo, per me, capito, chi lavora e deve essere rispettato. Se Fornino dice così, è così, zitto, sa. Ah, 2 domande. Sviluppo, quindi turistico, tutela del patrimonio. Assolutamente. Noi andiamo anche oltre, perché dovete sapere che il 75% delle persone vengono all'Elba. A Portoferraio non vengono. Io ho degli amici a Marina di Campo che hanno una casa e non sono mai venuti a Portoferraio a vedere le bellezze. Quindi punteremo molto sul recupero di tutta questa gente, creando ovviamente delle attrazioni nel centro e nel centro storico, la rivalutazione del centro storico. Io che ho girato tutti i porti del Mediterraneo, conosco bene come si sta sulle barche, la gente ha voglia di spendere, ma deve trovare dove spenderli e nel posto giusto. Era la Tunisia e mi cercavano perso un cammello, dice, se dovevi... Lo sai cosa? Non si diceva nella nostra ignoranza, perché io parlo terra terra perché ho fatto 5 anni di PS, ma lo sempre in seconda. Secondo me, io mi sono detto sempre, un altro posto seminormale che potrebbe essere, dove ci ha avuto Napoleone, ogni 3 metri avrebbe fatto una targhetta con scritto qui Napoleone pisciò, qui Napoleone sputò. Però, scusa, e noi invece ci avevamo una villa dei mulini che fa cacà. Però te non sei attento alle cose portoferraiesi, perché ogni 5 metri no, ma un bel cartellone che ricorda che nel 2014 c'è stato un bicentenario è lì. Sì, ma avete rotto i coglioni per una messa non fatta da Don Sergio. Però mi scorderà Gori, da qualche parte di c'è anche Gori. C'è l'altra faccia della. A me quello che mi fa incazzare è che il Portoferraio, che tanti urbani vedono come bottinai, cioè secondo me ci avete dei valori che vi mangerei il capo a morso, vi darei morso un capo io, perché cazzo ci avete un paese disumano. Centro storico. Ma noi abbiamo delle bellezze. Se voi andate a Calvia, a Tarragona, loro hanno un quarto a Malta. Sì, sì. Cioè la vita è dentro le fortezze, hanno rivalutato tutto dentro le fortezze. È vero. Ah, vi dico una cosa, a Saint-Tropez, a Cagliari, la gente la mattina,
tutte le barche hanno il piacere di andare a fare shopping al mercato dietro che c'è. Noi ce l'avevamo da 20 anni che è chiuso, il mercato coperto, abbandonato. Invece la mattina, e quando la gente va a fare le spese delle barche, non si guarda se le zucchine costano 6 euro o 6,50 euro. Si butta dentro, anzi più bella è la roba. Io ho comprato a Porto Rotondo le ciliegie a 18 euro al chilo, perché la signora voleva avere le ciliegie e le ho comprate a 18 euro al chilo. Quindi vuole dire che non è un problema di saper spendere. No, la gente glieli dobbiamo saper far spendere bene. Certo. Porto Ferrari, che ha il porto più bello, più sicuro, con dei pescaggi incredibili del Mediterraneo. Perché non deve essere fuori da tutti i circuiti? L'isola Elba, mi dispiace dirla, ma anche Porto Azzurro, Marcella Marina, non esistono nei circuiti della nautica. Io sono un comandante, a me mandano le mail di saluto, di benvenuto dalle Hawaii, dalla Turchia, perché corteggiano i comandanti però. Certo. E noi invece portiamo mai da Porto ricevuto da Porto Ferrari. Non ho mai trovato nessuno. Il Monaco Boat Show, che è il master dove tutti presenziano al mondo, perché si fa le lotte per andare alle cose, mai esistita l'isola d'Elba, non esiste. È quello che bisogna cambiare, è quello bisogna cambiare. Guardate, una piccolezza, no? Da cambiare in tempi brevi, la famosa gattaia. Allora, andava buttata giù. Ma io sono stato. Cioè, non è stata buttata è giù. È bella come. È bella, allora. Primo, ma secondo voi si può chiamare la gattaia? No. Cioè si chiama la gattaia perché c'era una signora che andava a dare da mangiare ai gatti randagi. Li vogliamo dare un nome, ma non abbiamo un nome da dare a questo beneficio lì. Allora, parte quella è la sede, io ve lo dico da marinaio, dello Yacht Club. E lì a Monte Carlo, perché sta a Monte Carlo, lo Yacht Club è diventato il punto di riferimento di tutta la città. Qualsiasi manifestazione, qualsiasi organizzazione, qualsiasi festa si tiene allo Yacht Club, perché quello lì è davanti al porto in questa maniera, e poi lo dobbiamo deve essere, e poi soprattutto noi dobbiamo riportare la grande nautica, le grandi manifestazioni. Vi invito a guardare un cortometraggio di Federico Regini, lo chiamiamo di Ligatù. Le chat sur la mer. Cioè ragazzi, voi mettete la gattaia. Dove vai? Vado sulle chat sulle le chat. Allora, Federico Regini Meloni ha fatto un cortometraggio strepitoso, perché è un genio, secondo me è un genio, mio parente. Ma ha avuto a me come Napoleone, perché si immagina questo Napoleone strano, e ha fatto a me. Però a un certo punto, nel finale, mi fa leggere una cosa a me, che poi a distanza d'anni io ripenso e dico: cazzo, aveva ragione. In cui Napoleone si incazza e dice: se continuavo a essere vivo, l'isola d'Elba sarebbe stato il fulcro d'Europa, dove comunque sia tutto poteva girare. Pubblicità. Il tuo libro non è pubblicità. Che pubblicità? No, no, è pubblicità, è palese, palese, dovete comprare. Però aveva ragione. E come dice bene Lamberto, cioè te stai, io vado, sono andato a Lanzarote per dirti, no? Ero con Mughini, quello che faceva con noi. Vai a vedere sto laghetto, ma devi andare a vedere bello. Io piglio, parto, vado, gli faccio una foto, torno e gli faccio vedere, quello è Terra Nera, e dico: sono uguali. Sono uguali, stessi messi uguali, stesso colore, stessa posizione. E quindi lì pensi: cazzo, ci avevo, come dice bene Lamberto, dei gioielli disumani, no, e ci fanno mangiare il pipo dalle mosche. Davvero, vai a Roma, ti fanno vedere una stanzina con tre sassi dentro, ci vuole 15-20 euro entrare e giri 10 minuti. Sì, ho capito, ma però io qui a tutto il mondo di roba da vedere. Poi c'è il centro storico di Roma. Quando dici sei dell'isola di Elba, ti dicono: l'isola di Napoleone? Sì, questa è la prima domanda. Nessuno la conosce come isola di Elba, conoscono l'isola di Napoleone. E noi Napoleone non ce l'abbiamo nemmeno menzionato. Voi avete visto, no, i cartelli che ci sono sulle rotatorie a Porto Ferrario? Questa rotatoria è in fiore verde. Sì. Grazie a. Ma questa rotatoria non è in fiore, cioè, ma anche su questo vogliamo cominciare a fare qualcosa. Peria ha scritto un post ieri
Avete letto? Il mio amico Peria, che ha fatto questo. Che ha scritto: fate la segnaletica orizzontale, sì, per bene. E qualcuno ha risposto: se fossero quei problemi, ci mettere la firma. Però ecco, anche lì dai un'immagine di paese sistemato, pulito, colorato. Voglia, facciamo una domanda. A me? Comunque lui è. Certo, allora lì che faccio. Era, era di. Oh, Cristo, ora che vuole. C'ho paura, c'ho paura. Vero, sì. Anche lì comunque. Sei uscito poi. Angelo del Mastro, per te Masterchef finisce qua. Secondo me lui hanno fatto prima per trovare i soldi. Una volta che ha trovato soldi, ma intanto i soldi ce l'ha. La marea. C'è una marea di soldi da spendere. Non ce la fa a spendere. Le previsioni saremmo sui 13 milioni di euro d'avanzo d'amministrazione, di cui un paio e mezzo la spende subito. Quindi chi arriva c'ha il portafoglio bello gonfio. La fisarmonica. Cosa però il chi arriva non mi piace. Cioè quando arriveremo. Arriviamo, quando arriveremo. Perché il chi arriva giusto, sembra che possa vincere qualcun altro. Giusto. L'esperienza amministrativa. Perché ti sei ripresentato? Cioè la voglia. Allora, l'esperienza. Cosa deve venuto nel cervello? Bello, Angelo. Il cervello è proprio lì, è da chiedersi le cose. L'esperienza amministrativa è stata bellissima perché mi ha dato modo di conoscere una marea di gente che prima li conoscevo e di maturare delle idee, delle iniziative, e, insomma, che poi alla fine danno un contributo anche alla comunità. La cosa che mi lascia mettere in gioco di nuovo perché non voglio lasciare le cose a metà, non voglio lasciare, e soprattutto non voglio lasciare nessun altro, lo devo continuare a farle io naturalmente. Il pallone è mio, e ci gioco. E me lo porto a casa. No, non ce l'hai fatta per contesto. Però la ciclocanza è importante. Perché ti sei messo invece in lista? Sì, allora, è stata cosa ne scattare? Io mi sono messo in lista semplicemente perché dopo 20 anni di esperienza in giro per il mondo, ho girato tutti i porti, e mi rendo conto che Porto Ferraio è il porto più bello che ci sia. Gira e torna a casa. Io dico, ma perché? E io spero, con la mia esperienza, di portare tanto cambiamento. Simone è una persona seria, corretta. Però c'ho da insegnargli a usare dei termini, perché io spero, no, è una certezza, noi lo faremo. Quello è, diciamo, una roccia. Ora te. Lo facciamo. Anche ha creato del gruppo volontari, ma lui è un'altra colonna portante, perché con le gen service e tutto, è uno che mi ha affiancato. La mia concorrenza. Ora ti viene via a fare pubblicità la concorrenza. No, noi, c'è un amore fra me e loro. È sempre stata tutta di condizione. La concorrenza, forse. È vero. C'è un rispetto meraviglioso tra me e loro. Una persona che per me è contata tantissimo, è stata fondamentale. Sì, ascoltasi, noi porteremo felicità a Porto Ferraio. Felicità, capito? Il piacere di tornare a Porto Ferraio. Capito, Angel? Angel, te troverai felicità in questo gruppo nuovo? Sì, sì, troverai. Tutti butteranno fuori. Molta felicità in questo gruppo nuovo. Oh, il video resta, eh? Se lo buttate fuori il video resta. Ma poi questa volta è candidato, La volta scorsa era un assessore esterno, stavolta si può buttare fuori solo da solo. Quindi Angelo. Giustamente. Dai. Senti, siamo arrivati a un tempo, diciamo che ipoteticamente abbiamo dato a tutti, mezz'ora. Sì. Siamo a 32 minuti, quindi Meloni, chiudiamo come tutti. Perché questi portefraiesi dovrebbero mettere questa croce su Meloni devono sindaco? Devono mettere la croce su Meloni Sta sindaco X. Perché uno, sono l'unico che non si è mai messo in gioco e non ha mai governato rispetto agli altri. Parlo della lista Marini, di Turzi e della lista. Due, perché come ho detto prima, quello che noi diciamo lo facciamo. L'abbiamo dimostrato nell'impegno che abbiamo messo nel volontariato. Io vengo da un'esperienza decennale da governatore di un'associazione, quindi i risultati sono lì visibili. E ci mettiamo la nostra faccia ai portofraesi, semplici, liberi, tranquilli. Questo è. Noi siamo forse l'unica lista libera, dove non dipendiamo da ordini da lontano. Liberi. Nemmeno dal vicino. Io la faccia ce l'ho già messa una volta e penso. Te ormai che ormai penso, ormai. Dato, ci riprovo una seconda volta, speriamo di non far come i mondiali di calcio. Ricordiamo, no, a proposito però, di misericordia. Giustamente, bravissimo Regini. A Porto Azzurro si vota il rinnovo del
del consiglio, il consiglio. Della di Porta Azzurra. Comunque il volontariato poi voglio dire, quindi dalle 9 di mattina alle 7 di sera. Tutti gli eventi di Ritta al mondo. Mi raccomando, andate a votare. Andate a votare, perché comunque sia. Non sono candidato io, no, alla però, di Porta Azzurra. Però il volontariato, ragazzi, è una di quelle fette importanti per l'isola. E la parte sana in generale della società italiana. Noi ringraziamo Vincenzo Follino. Grazie a voi. Meloni, Lamberto, Angelo. Se poi volete tornare anche prima delle elezioni, bimbi, basta pagare da bere, poi a noi, fondamentalmente. Grazie a tutti, un abbraccio. Ciao.